Sono state chiuse le indagini che sono durate più di un anno e mezzo, è stato fatto anche un incidente probatorio che si è concluso nel gennaio del 2010 e soltanto di recente la Procura ha dato avviso agli indagati, che sono 13, ha dato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Questo è un atto che prelude alla richiesta del Pubblico Ministero di fissazione dell'udienza preliminare e il conseguente rinvio a giudizio che ritengo sarà disposto dal GIP di Catania. Questo atto significa per noi, parti offese, io ne rappresento diverse, significa la certezza che un procedimento finalmente si farà. Collateralmente a questo è possibile un ulteriore incidente probatorio che consentirebbe di accertare il nesso di causalità fra le situazioni di insicurezza in cui versavano i laboratori e le decine di morti che sono state riscontrate purtroppo fra studenti e ricercatori dell'Università di Catania, della Facoltà di Farmacia e delle altrettante numerose situazioni di patologia tumorale in atto fra studenti e ricercatori. Ecco, ma alla fine a cosa si potrà arrivare? A delle condanne oppure a dei risarcimenti? Ma guardi, per ora è troppo presto dirlo, ma quello che a me preme, anche in rappresentanza delle persone offese che io difendo, a me interessa stabilire e accertare per gradi, prima la situazione di totale insicurezza in cui versavano i laboratori, e questo l'abbiamo accertato anche con l'incidente probatorio, che ha messo in risalto una situazione ambientale veramente precaria e adeguata, tra virgolette, allo scopo di provocare quelle patologie. Poi quello che verrà nel corso del processo. Certo, la parte civile sta nel procedimento rappresentando anche un interesse civile all'esito del procedimento penale, che è quello al risarcimento del danno. Ma questa è una cosa alla quale voglio pensare soltanto successivamente. A me interessa mettere i puntini sulle i, fare partire un procedimento con dei punti di partenza assolutamente certi, come in questo caso, perché abbiamo fatto un'anticipazione della prova prima del dibattimento e poi proseguire per quelle che sono le fasi naturali di una qualunque vicenda giudiziaria. Giustizia sarà fatta alla fine oppure c'è la possibilità che nei meandri del tribunale qualcosa si possa perdere? No, non credo, guardi, non credo. L'attenzione su questo procedimento è sicuramente forte perché ci sono tante famiglie coinvolte. Io posso dire che ci sono tanti professionisti, io forse sono l'ultimo di questi, anche se sono stato il primo a portare avanti questa situazione. Ci sono tanti professionisti che con molta serietà cureranno di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività giudiziaria. Io sono profondamente convinto, perché conosco il dottore Lucio Sedola che ha seguito le indagini, che tutto sarà svolto nel migliore dei modi.